anche quest'anno abbiamo voluto celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne e lo facciamo scendendo in piazza accanto alle donne per dire loro che possono denunciare, possono rivolgersi alle istituzioni, alle forze dell'ordine, alle associazioni presenti sul territorio, ai centri antiviolenza o possono semplicemente chiamare il numero 1522 per denunciare la violenza. E lo facciamo perché anche quest'anno i numeri sono allarmanti. Leggiamo su tutte le testate giornalistiche che 104 donne solo fino a novembre del 2022 sono vittime di femminicidio e questa è solo la punta dell'iceberg, perché in realtà sono indecifrabili i numeri delle donne vittime ogni giorno di violenza in ogni ambito e in ogni ambiente, vittima di una violenza denunciata o molto spesso taciuta. Uno slogan femminista a cui mi sento molto vicina è: se toccano una, toccano tutte, ed è proprio questo che facciamo oggi. Difendere i diritti delle donne, perché quando la libertà di una donna è minata, è minata la libertà di ognuna di noi. Ognuna di noi non è libera tutte le volte che la donna di qualsiasi popolo del mondo non è libera di fare ciò che vuole e vestire come vuole. Quindi oggi siamo accanto delle donne, anche le donne iraniane, di tutti i popoli dai quali subiscono violenze e subiscono privazione della libertà. Oggi la piazza è allestita con una mostra fotografica a cura di Francesco Sapio e una mostra pittorica a cura di Elena Manigrasso. Le associazioni presenti sul posto sono associazioni attive nell'ambito della difesa dei diritti delle donne ed è l'associazione Donne in Fermento, Alzaia Onlus, che opera su tutto il territorio attraverso i centri antiviolenza. A supporto di questa iniziativa c'è anche l'Arma dei Carabinieri con una delegazione e oggi vogliamo offrire alle donne e non solo, una lezione gratuita di difesa personale a cura della Federazione Italiana appunto Difesa Personale con degli istruttori qualificati, perché lo scopo di questa iniziativa è anche quella di fornire una speranza, uno spiraglio di luce alle donne che possono rispolverare in se stesse la fiducia e possono così imparare le tecniche di difesa personale per avere insomma una sicurezza e per essere non più vittime passive di un'eventuale aggressione, ma per la convertire in una situazione non più a proprio svantaggio. È presente anche con noi, abbiamo l'onore di avere qui con noi la campionessa Silvia Semeraro, da sempre al fianco delle nostre iniziative a tutela delle donne. Buongiorno a tutti, innanzitutto vorrei ringraziare il sindaco Antonio Gardea e tutta l'amministrazione comunale per avermi invitato in questo evento molto importante e delle volte anche molto sottovalutato. E poi vorrei ringraziare la Polizia di Stato e le Fiamme Oro che mi hanno permesso di presenziare qui oggi. Io non sono qui solo in veste di poliziotta e di karateka, ma bensì di donna per mandare un messaggio di coraggio e per incitare a tutte le donne a non avere paura, perché la paura e la vergogna è per me solo un limite mentale, ma bensì incitare a denunciare ogni minima violenza, che non è solo quella fisica ma è anche mentale o verbale. Non abbiate paura, perché nel 2022 purtroppo ci sono stati tanti casi ancora di femminicidio e violenza sulle donne. Per questo vi incoraggio e vi aiuto anche a dire no alla violenza sulle donne, ma bensì denunciate. Sì, buongiorno. 104 donne uccise anche quest'anno, come l'anno scorso. Quindi non possiamo non parlare di questo. Ecco perché scende in campo gli enti, le amministrazioni, la parrocchia. Ma io dico che soprattutto serve la famiglia per insegnare ai bambini che la parità di genere, perché le bambine hanno stessi diritti, stessa dignità di noi uomini. Quindi questa giornata deve servire per questo, per far capire ai nostri bambini l'importanza e la bellezza della donna. Non deve essere vista come la persona che deve essere sopraffatta da noi, anzi la persona che deve essere più rispettata da parte di noi uomini. Quindi credo che nel 2022 parlare ancora di femminicidio credo che sia veramente una sconfitta culturale per tutti quanti noi. Quindi io dico basta alla violenza delle donne e diciamo viva le donne. Buongiorno a tutti e a tutte, sono Teresa Tatulo, l'avvocata del Centro Antiviolenza Sostegno Donna di Grottaglie. E abbiamo uno sportello proprio presso la sede del comune di Grottaglie, nonché del comune di San Giorgio Ionico. Copriamo tutti i comuni dell'ambito 6.
Questa giornata è molto importante proprio per sensibilizzare la cittadinanza sul tema della violenza maschile contro le donne. È stato il 25 di novembre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la giornata di oggi rientra ancora in tutte le attività appunto di sensibilizzazione. Questa mattina siamo qui ed è la possibilità per poterci incontrare, per poter parlare con la cittadinanza ed informarla appunto dei servizi che noi offriamo sul territorio, proprio perché accogliamo donne vittime di violenza presso i nostri sportelli e offriamo loro sostegno per poter uscire dal ciclo della violenza assieme ai loro figli minori, qualora dovessero essercene. Offriamo sostegno legale, psicologico, socioassistenziale e ringraziamo ancora l'amministrazione per averci volute qui in piazza per dar voce al tipo di servizio che noi offriamo e per poterlo sempre più migliorare e metterlo in rete con tutti i servizi interessati. Buongiorno a tutti, sono il presidente della Federazione Italiana Difesa Personale, sono stato invitato dall'amministrazione nella figura di Maria Airo, ho ricordato benissimo, per la giornata contro la violenza sulle donne. Ringrazio soprattutto l'amministrazione per la sensibilità verso questa tematica che è sempre purtroppo più dilagante, no? La cronaca nera e ogni giorno sentiamo atti sempre più drammatici e noi siamo qui per testimoniare questo insieme a questa amministrazione sperando anche di poter iniziare un corso per le donne di questa comunità. Ho qui accanto a me Francesco Sapio, che è l'autore di questa stupenda mostra fotografica che racconta una storia, e sarà proprio lui a spiegarvela. Sì, questa mostra fotografica è creata con 17 scatti dal titolo Sola mai. C'è una donna che alla fine nel dolore, nella disperazione si crede sola, ma alla fine non lo è. Quindi è un racconto di una donna che gli viene promesso qualcosa e alla fine non si realizza per ovvi motivi. Grazie Francesco. Prego. Grazie. Qui con me ho Elena Manigrasso, cofondatrice dell'associazione Donne in Fermento ed autrice di questa fantastica mostra pittorica di cui lei stessa vi parlerà. Grazie Maria, io ringrazio l'amministrazione comunale di Faggiano per aver dato la possibilità all'arte, il pensiero che si fonde con le forze dell'ordine, col CAV, col centro antiviolenza, per dire un unico messaggio, quello del contrasto alla violenza di genere. Non è solamente il 25 novembre che si deve ricordare questo momento, ma ogni giorno è importante. Noi stiamo contribuendo a creare una staffetta dei diritti con altri paesi come Carosino, Montegliasi, Faggiano e ho dimenticato qualche altro, e Fragagnano. Nel nostro piccolo, come Donne in Fermento, che è un comitato che contrasta la violenza di genere di Carosino, che trovate su Facebook, ho portato i miei dipinti che danno una storia ben precisa. È la storia di Vittoria che si rende conto nel corso degli anni di essere vittima di una violenza viscida, che è difficile, vischiosa, che è difficile da comprendere subito, ed è quella soprattutto psicologica. E se vi volete fare un giro, c'è Vittoria in mezzo a questa piazzetta bella di Faggiano. Grazie a Maria, all'assessora Maria. Grazie a tutti. Dicevo, anche quest'anno abbiamo voluto celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne e lo facciamo scendendo in piazza. Io oggi sono onorata di avere qui delle presenze importanti che magari vi presenterò man mano, e adesso però ci tengo a passare la parola al sindaco per i saluti istituzionali. Grazie, buongiorno a tutti, saluto cordialmente tutti gli intervenuti, saluto in primis l'arma dei carabinieri per la loro presenza
i parroci, l'Associazione Nazionale per Italiana per la Difesa Personale, Silvia Semeraro, grazie Silvia, l'Associazione Alzaia Onlus e l'Associazione Donne in Fermento, che sono quelle associazioni importantissime per quanto riguarda questo tipo di problema che purtroppo continuiamo a vivere. Noi, le istituzioni, la Chiesa, la scuola, ma io credo che soprattutto la famiglia è il luogo, il posto dove deve partire l'insegnamento per i nostri bambini per far sì che questo non accada, perché oramai siamo arrivati veramente ad una cosa stravolgente, cioè ogni anno superiamo le 100 vittime, quindi credo che bisogna iniziare a parlare già fin da piccoli ai nostri bambini. Noi non possiamo riconoscere il ruolo della donna, perché la donna è fondamentale nella vita. Io nella mia maggioranza ho delle donne e mi rendo conto che sono importantissime, perché hanno tanto da dire, da fare. Quindi veramente io non riesco a capire come si fa a fare questa violenza su queste donne, che poi sono donne, sono mamme, saranno nonne. Cioè, se uno pensa un attimino mentre sta compiendo quell'atto alla persona che ha di fronte, io credo che dovrebbe veramente succedergli qualcosa in quel momento. Quindi io concludo, perché voglio sentire gli illustri ospiti che abbiamo qua oggi. Credo che nel 2022 parlare ancora di femminicidio è proprio cioè una sconfitta culturale di tutti quanti noi. Quindi chiudo dicendo viva le donne e abbasso il femminicidio. Buongiorno a tutti, vorrei ringraziare il sindaco Antonio Gardea e tutta l'amministrazione comunale qui presente per l'invito a questo importante evento. Ringrazio la Polizia di Stato e quindi il mio gruppo sportivo Fiamme Oro, che rappresento, per avermi permesso di essere qui oggi. Quello che voglio dirvi è che io oggi non sono in veste solo da poliziotto o da karateka, come sempre si dice, ma bensì da donna per trasmettere fonte di coraggio, di sicurezza, per incentivare e dire a tutte le donne di non aver paura di denunciare, perché certe volte la paura e l'insicurezza e la vergogna è solo un limite mentale, ve lo posso assicurare, ma bensì denunciate, perché nel 2022, come diceva prima il sindaco e Maria, sono aumentati i casi e questa non è una cosa bella per la nostra società. Quindi riuscire a denunciare è fonte di coraggio, non abbiate paura, perché comunque ci sono persone che veramente vi possono aiutare, persone che possono essere a vostro fianco e questo può aiutare tanto la società. Quindi, e noi siamo qui per aiutarvi, quindi niente paura, tanto coraggio. Grazie per questa opportunità che ci date. Non si vorrebbero mai celebrare purtroppo certe giornate, perché se si celebrano è perché purtroppo dobbiamo sempre stare ad aggiornare purtroppo i numeri. I numeri non sono semplici numeri, sono storie, sono dei drammi. Molto spesso sono drammi nascosti, perché ecco, prima si parlava di punta dell'iceberg, è vero. Quelli sono proprio i casi di femminicidio, ma c'è tanta violenza quotidiana, che innanzitutto è nelle nostre case, nelle nostre famiglie, dove purtroppo ancora si vive una mentalità, non dico retrograda, perché se io guardo al passato comunque non tutto è da buttare, perché comunque c'era il rispetto, ma proprio una mentalità criminale che è diverso, perché anche all'interno di una coppia, quando non si ragiona al plurale, tu stai già facendo violenza. Quando all'interno di una coppia bisogna per forza sottomettersi, tu stai già facendo violenza. Il peso delle parole, il peso degli sguardi, il peso dei pensieri. Noi a volte pensiamo che per fare femminicidio devi fare per forza una cosa drammatica, devi per forza arrivare all'atto estremo, ma
Io credo che a volte dovremmo andare un po' a monte, anche al modo con cui noi guardiamo le donne. A volte è l'intenzione. Cioè, io credo che noi dobbiamo partire già, la prima violenza che dobbiamo sconfiggere è dentro di noi. Il modo con cui noi guardiamo le donne, il modo con cui noi guardiamo gli altri in generale. Perché purtroppo noi ogni anno siamo a fare la giornata sul femminicidio, la giornata contro il bullismo, la giornata sulle vittime della Shoah, la giornata contro l'antisemitismo, la giornata per questo, la giornata per quello. Perché? Perché ancora oggi siamo costretti a farle? Perché purtroppo dentro di noi molto spesso alberga l'odio, alberga intenzioni maligne, albergano le divisioni, i pensieri, le parole cattive. E aumenti nell'altro la disistima, la paura. Vive tante donne che vengono a dire: io vivo con la paura, io non posso fare questo, non posso fare questo. Non sono casi di femminicidio quelli, non sono casi di femminicidio. Non è solo quando il coltello entra nel corpo di una donna, è anche quando un marito vive quella gelosia sfrenata, quel non puoi fare questo, quel sospetto, quella cosa che non permette all'altro di essere se stesso. Quindi qui è una rivoluzione proprio una educazione proprio, una rivoluzione culturale che deve partire dalle nostre case, altrimenti noi saremo sempre qui a fare le manifestazioni, poi mi giro, mi vado a vedere il filmino porno, non ha più risolto niente, perché la donna è un oggetto sessuale. Vedo una donna, ah, c'è bello gli uomini, c'è bello. La donna non è solo quello, anzi la donna è altro. Quindi impegniamoci a partire dal linguaggio e dalla quotidianità, altrimenti tutte queste manifestazioni saranno solo una presa per i fondelli. Grazie. Una breve esperienza, ho vissuto 15 anni in missione tra l'America Latina, l'Asia, e a livello culturale, no? Si parla tanto della cultura, e vivendo in Bangladesh, in un villaggio, camminavo lì, non c'è corrente elettrica, non c'è niente, quindi qualsiasi rumore o grido si sente. Allora un giorno stavo lì in un villaggio, sento delle grida proprio atroci, ma vicino c'era un gruppo di persone che erano lì ferme, come voi, no? E che stanno assistendo a un marito che sta picchiando la moglie. E no, per loro è una cosa normale, normale, nessuno faceva niente, perché così è, perché la cultura ci dice che questo si può fare. Questo in Bangladesh. Poi in America Latina, in Messico, sono stato 10 anni lì, la stessa cosa è il machismo, no? Che si conosce ormai come fenomeno, in cui l'uomo ha questo diritto liberamente di poter fare violenza, proprio a livello culturale. E per non andare anche lontano, diceva anche Don Francesco, anche qui in Italia, una volta ho celebrato un 50° di matrimonio, e lei, la donna, mi raccontava: quando mio marito per anni mi legava la sedia, mi picchiava, però io sono stata lì perché non avevo altre alternative, no? Quindi la cultura è importante, perché la cultura determina anche la maniera di vivere. Quindi sta a noi, come diceva anche Don Francesco, cambiare questa mentalità, cambiare la cultura. E la maniera per cambiare, appunto, è l'educazione, educare. E educere vuol dire proprio tirar fuori, condurre fuori, vuol dire far uscire dall'essere umano, dall'uomo in questo caso, proprio questa sete di violenza, di superiorità, e fargli capire che alla fine siamo esseri umani e in questo mondo abbiamo questa comunione che ci permette proprio di creare questa armonia. Tutto qui, grazie. Ma l'avevamo già fatto con Fragagnano attraverso dei laboratori, con Monteiasi con l'inaugurazione della panchina rossa, oggi siamo a Faggiano e il 30 novembre siamo a Carosino per offrirvi gratuitamente la visione del film Respect, che è un film di appena un anno, e quindi ci abbiamo messo molto insieme ad Alzaia a poter pagare i diritti di licenza, ma ce l'abbiamo fatta. Quindi vi invitiamo calorosamente, perché è la storia di Aretha Franklin, un nome mondiale della musica che subisce violenza. Quindi che cosa voglio dire attraverso la mia associazione
Donne in Fermento, un'associazione creata insieme a due avvocate, Lucia La Gioia di Taranto e Lucia Calò di Carosino. Vi vogliamo dire che la violenza non ha condizione sociale, purtroppo è uguale in tutte le condizioni sociali, che sia all'interno di una famiglia che ha il titolo di studio basso, come all'interno della famiglia di professionisti. Giusto due parole veramente per ringraziare tutti quanti, tutti gli intervenuti, dall'Arma dei Carabinieri, ai parroci, alle associazioni, con l'auspicio che di queste giornate non dovremmo più organizzarle, ma purtroppo sicuramente non sarà così, però credo che parlarne sia molto ma molto importante. Ma io ripeto ancora una volta che ritengo che sia la famiglia il primo posto, il primo luogo dove bisogna dare ai bambini, insegnare ai bambini la parità di genere, che la bambina è uguale al bambino. Solo così forse riusciremo a sconfiggere questo brutto male. Io concludo ancora nel ringraziare tutti quanti, un grazie particolare, permettetemelo di fare, a Dario Amorosi, sempre disponibile nel montare. E poi ringrazio veramente di cuore all'assessore Airo, che da tanti giorni che sta lavorando per organizzare questa bella manifestazione. Ancora grazie a tutti e buona domenica a tutti. Sindaco, diceva che le donne sono importanti, vedete, è stata la parola a me. Dicevo, vorremmo omaggiare le donne intervenute con un piccolo omaggio floreale, proprio simbolo del fatto dell'importanza, insomma, che le donne hanno nella vita quotidiana e anche, insomma, per tutto il lavoro che svolgono quotidianamente a sostegno di altre donne, perché molto spesso, giusto un'ultima cosa, molto spesso ad avere una sorta di cattiveria nei confronti delle donne non sono solo gli uomini, ma sono le donne stesse, quindi dovremmo davvero cercare di essere molto più solidali in questo. Grazie a tutti e buona domenica. Grazie alla signora che mi ha aiutato per fare le pulizie alla scala. No, politica. Litigate. Grazie.